Sarò molto breve, semplicemente perché, nonostante mi dispiace molto di non poter direttamente interloquire con Dorsi, con Besostri, con Cremaschi e la Forza, mi dispiace di non poter interloquire direttamente, ma la ragione di tempo non è... Anche se ma comunque il tempo è un impedimento, per cui cercherò solo di seguire il tema mio, che avete visto è molto vasto, e quindi ovviamente è impossibile da affrontare qui. Seguo soltanto, diciamo, l'ordine del titolo, ma citando solo tre punti, rimandando a materiali allegati grezzi, che poi svilupperemo quando pubblicheremo, speriamo, i materiali. Quindi, Salvatore D'Albergo, Partito Nazionale, dalle tre fasi del fascismo alle tre fasi del PDS, DS, PD. Parto da Salvatore D'Albergo. Io credo che nessuno, a mio avviso, merita una considerazione quanto colui che offre a uno spirito critico l'opportunità di un momento educativo di una certa intensità. E io credo che la lezione del Salvatore D'Albergo, a cui molti di noi ci rivolgiamo, consiste tra l'altro proprio nel fatto che egli la offre questa opportunità, come forse nessun altro membro della cultura democratica, sociale, politica e istituzionale, o come soggetti che fanno eccezione alla regola, come anche alcuni abbiamo ascoltato oggi. Può darsi che l'indolenza e l'ignoranza facciano preferire a molti la vuota forma rispetto a imparare qualcosa su di lui, che costituisce per noi e per molti che l'hanno conosciuto il più esime maestro. Questo perché, almeno in parte oggi tra di noi, la sua scienza è per così dire screditata dal punto di vista e a causa dell'affievolirsi o del venir meno di una qualsiasi forma di attenzione guidata e motivata, per cui se e quando capita di rado, al massimo gli si rendono tributi formali. Perché, viceversa, per capire la sua lezione, la sua scienza, la sua opera guidata dalla teoria e dalla prassi, occorre molta attenzione guidata e motivata, a cui spesso altri rappresentanti del suo stesso campo rinunciano o non hanno, in quanto per apparire ed imporsi preferiscono essere facili, sciatti, anziché lo studio accuratissimo a cui ci ha abituato D'Albergo. Ovviamente, per essere sempre sintetico, salto altre considerazioni per sottolineare che, dal mio punto di vista, la quantità, la qualità e l'intensità, penso che sia importante sottolineare questo, del suo lavoro, sono insieme allo stesso tempo il suo segno distintivo. E in questa luce a me pare di vederlo ancora tra di noi. Anche a causa dell'instancabile energia morale, oltre che fisica e intellettuale, che a mio parere, per sua fortuna e i suoi privilegi, sono stati, a mio avviso sempre, più di quelli di chiunque altro, non solo invidiabili, ma proprio quelli dell'invidia altrui. E questo nonostante il peso della fatica e soprattutto l'esiguità della sua ricompensa. Angelo spiegava prima perché non si parla così poco di lui, no? Beh, io credo che proprio
proprio la ricchezza di vita vissuta vicariamente nella sua interezza costituisce, a mio parere, uno degli aspetti più attraenti per chi lo ha conosciuto e più invidiato da tanti invidiosi colleghi. Perché i loro passaggi, come i nostri del resto, sono per lo più brevi e bui. Passaggi del pensiero, dico. Noi arriviamo subito al fondo, dove troviamo spesso, e dico, mi riferisco agli altri del suo stesso livello anche, trovando un muro cieco e sordo, incapace alla fine di produrre qualunque risonanza, sì che non resta che alla fine che tornare indietro. Viceversa, a me sembra che i corridoi del pensiero e dell'azione di D'Albergo consistevano nella straordinaria quantità e lunghezza, donde la necessità dell'attenzione guidata e motivata, che oggi molti hanno smarrito, ed è cosa che appunto in questo senso ci riporta anche alla questione dell'intensità del suo pensiero e dell'intensità con cui si vive o meno. E l'intensità con cui egli visse è registrata per noi in ogni pagina dei suoi scritti.